Noi siamo la regione che ha fatto più tamponi, la regione che ha fatto più diagnosi, che in qualche modo, avendo fatto diagnosi, avendo isolato, identificato i casi, in qualche modo ha anche rallentato la diffusione dell'epidemia. A questo punto, l'abbiamo sempre detto, l'unico modo è in maniera sistematica, nel momento che si presenta un focolaio, testare tutti i contatti, testare anche oltre i contatti personali, ma tutta un'area geografica che sta intorno al focolaio, identificare le persone malate, metterle in isolamento. E diciamo i dati, seppur preliminari, so anche che la Regione in qualche modo ieri ha pubblicato o ha fatto trapelare alcuni dei risultati iniziali di VO, dicono che questo funziona. Senta, oggi, da ieri sera a questa mattina ci sono 85 contagi in più e anche con 5 vittime. Che cosa sta succedendo? Beh, sta succedendo, come vi ho detto, noi abbiamo secondo me un vantaggio di una settimana rispetto alle altre regioni. Poi il virus praticamente si moltiplica e si diffonde in maniera, chiamiamo così, esponenziale. E chiaramente 6-7 giorni di ritardo sembra un'enormità il numero di casi, ma dal punto di vista temporale ci vuole poco a raggiungere le altre situazioni in Italia se non si agisce immediatamente. Ecco, poi le volevo chiedere, la zona rossa basta? Perché oggi il presidente Zaia ha lanciato l'ipotesi di una chiusura totale per bloccare questo contagio. Ma guardi, io non penso che sia sbagliato, è meglio misure drastiche subito che poi sentirsene dopo. Senta, ma siamo attrezzati per fare questi tamponi di massa? Guardi, dunque, il nostro laboratorio a Padova ne fa circa 2.000 al giorno. Penso che triplicare o quadruplicare la capacità si può tranquillamente raggiungere nel giro di una settimana. 10.000 tamponi al giorno si riesce in qualche modo A ad farli. affrontare la situazione in Veneto.